Le partigiane, secondo me, sì, ce ne tutte siamo state in un certo senso partigiane, ma dicevo proprio l'altro giorno a Viareggio che io farei interviste alle donne qualsiasi che hanno passato la guerra, perché essere partigiano era già un modo di distinguersi. C'era dentro un po' la cosa dell'eroismo, della guerra anche, che era un po' anche violenta, perché io che ho fatto anche la partigiana o la gappista non è che mi piacesse molto poi andare in giro a far saltare i treni o queste cose. Invece la continua fedeltà istintiva a una linea di resistenza che hanno avuto tutte le donne, perché hanno vuotato gli armadi per rivestire i soldati che scappavano a casa, che hanno diviso una patata a metà con uno che aveva fame, che hanno rischiato la vita tenendo in soffitta i profughi o gli ebrei o qualcuno. Era quello, secondo me, La la resistenza. resistenza vera. La guerra partigiana è stata anche importante, ma è una su mille, una su 10.000 che ha potuto fare la partigiana. Ma sono tutte le donne che bisognerebbe interpellare, quelle anziane che si ricordano cos'è stata la guerra, cos'è stato il fascismo. Sono concrete, sono orizzontali. E quindi si tirava su le maniche e dice: c'è da fare questo, si fa. Anche le staffette, sì. Chiama staffette, ma dice: te che sei una donna, vai là a quel paese e porta questa, ricordatelo bene perché non lo puoi scrivere. E queste erano le staffette. Io in bicicletta venivo da Firenze fino a Viareggio a portare gli ordini, perché ero una ragazza, quindi ero meno osservata che non un uomo. Durante la resistenza c'erano i gruppi di difesa della donna che aiutavano anche i partigiani, eccetera. E abbiamo organizzato gli scioperi del marzo del 43. Io ho organizzato quello a Firenze e a Empoli, dove hanno poi portato tutti a Mauthausen. Una mitraglietta da portare si faceva in modo, perché poi io allora sono un gigante, ero un briciolo, gracilina, 45 kg, quindi mi utilizzavano spesso. Poi un altro episodio che vi posso dire è questo, che una volta avevo una perquisizione, forse a seguito di una spiata. E in casa avevamo dei rotoli di roba, dei rotoli, un rotolo, ma insomma era tutta stampa che se la trovavano anche lì c'era poco da stare allegri. E poi c'è stato il periodo dello sfollamento, che a Pisa poi non andarono ponti, tutto, non era più possibile, e sicché siamo sfollati sui monti delle Molina di Cuosa, e si manteneva un po' di collegamento lui con il grosso dei partigiani, insomma si stava lì quello che c'era bisogno al momento. Mi ricordo che una volta arrivò un ragazzo ferito e quindi si curava e gli si dava un po' da mangiare, davano donne nei campi allo scolare il grano. Si macinava col macinino del caffè, si pestava col pestello, si faceva delle schiacciatine che ora si mangerebbero, insomma, così, oppure patate lesse, oppure qualche volta per insaporirle un po' si faceva finta di fare una frittata anche senza uova. Mio marito quando doveva andare qualche collegamento, andava più lui allora su Monti e ci sapeva questa una cosina che può rimanere simpatica. E ci sapeva una muletta, una sciuca. Gli avevano messo il nome Donna Rachele e si spostava con Donna Rachele. Perché quando suonavano l'allarme, che tutti si vestivano fretta e furia, io la prendevo con calma. Ma come?
e andavamo fuori a rifugiarci. Mi ricordo che c'erano di quei tubi grandi, ci si infilava dentro quei tubi. Era un po', forse ero un po' incosciente, un po' fatalista, un po'... non avevo tanta paura. Una volta però ho pianto, ma più che paura mi fece effetto che vidi un giovane, un ragazzo che piangeva. Se ci penso mi fa effetto anche ora. E c'era uno dei partigiani che era addetto al mangiare, insomma, perché noi si mangiava quasi niente, un po' di pane, cioè di grano macinato così, quindi grano, semola, tutto, insomma, cosa ci riusciva a trovare. E ogni tanto quando loro uccidevano qualche bestia ci portavano qualcosa da mangiare, tanti giorni vai giù, eccetera, eccetera, dice, sapendo ovviamente com'era la mia famiglia, se no non me l'avrebbe mai proposto, se, non sapendo, e disse, guarda, noi abbiamo bisogno di portare, di comunicare con la base giù, insomma, con una persona giù, e quindi se tu vuoi, dato che sono abituati a vederti andare su e giù a prendere da mangiare. Io, sì, tanto più che me lo dissi, mio papà mi diceva sempre che il pane te lo danno, ma la libertà se te la conquisti, te la dà nessuno. Mi presero un giorno e mi dissero, dimmi dove sono partigiani, dimmi dove sono ora. Io c'avevo su mio babbo, c'avevo un fratello in quelle condizioni, c'avevo uno nascosto, un ragazzo che era scappato dalla decima massa e nascosto in una materassa perché non lo trovassero in una capanna di frasche. Quindi assolutamente dissi di no. Poi sinceramente io conoscevo solo questa persona che mi dava la roba e io riportavo a lei le cose. Fortunatamente, perché se avessi avuto paura e avessi parlato, avrei dato il nome di battaglia di questo tizio, perché lo sapevo, l'ho ritrovato dopo come si chiamava. E questo comandante della SS aveva un mitra, me lo puntò nel petto e mi dette 5 minuti per parlare, contando alla rovescia, 4 minuti, 3 minuti, 2 minuti. E lì c'era una donna, quest'aia di contadino, molto vecchia, si inginocchiò, le abbracciò le gambe e gli disse, guarda, è una bimba, ho avuto tanta paura, che se avesse saputo qualcosa te l'avrebbe detto. E questo lo convinse in un certo modo. E mi disse, però, come ti trovo domani? Ti ammazzo subito. Sono stata 3 mesi senza avere la mestruazione, io, perché ovviamente avevo paura. E quando loro se ne andarono tedeschi, io cascai a sedere lì e fortunatamente mi dettero un bicchiere d'acqua a queste donne, eccetera. Ma io sono stata 3 mesi senza la mestruazione perché avevo avuto veramente paura. Un'altra volta sono stata presa giù a Mezzana, riuscii a nascondere questo fatto che ero giù perché avevo in tasca una tessera della Croce Rossa, che prima alle scuole ci davano la tessera della Croce Rossa, si pagava qualcosa, eravamo tutti allievi della Croce Rossa. E allora io con molta faccia tosta gli dissi, io sono qui con il medico, guarda, questa è la mia tessera, vedi la Croce Rossa. Io entrai spavaldamente dal medico, andai di là, mi misi una delle sue cappe, una ce l'aveva lui, una ce l'aveva addosso io. Dissi, allora dottore, cosa si fa oggi? Dice, via. Allora capì, il dottore capì, disse, via, ti insegno a fare le fasce, perché mi insegnò a fare bende, insomma, va bene, perché capì la situazione, perché io entrai e dietro c'erano tedeschi. Mette il tempo del fascio, bisognava tutti iscriversi alle piccole italiane, no? Insomma, le famiglie, piccole italiane. E mio padre non mi voleva dare le 5 lire che ci voleva perché era antifascista. Mio padre lo picchiarono i fascisti, lo fecero picchiare da un suo fratello di latte. E io sono vissuta in una famiglia così. E com'è che mi sono... E poi non c'è la guerra, visto? Poi Mussolini diceva la guerra lampo, si va a conquistare l'impero, si andava, insomma, sembrava davvero ad andare. Invece poi successe il gran disastro della guerra. Avevo, sì, nel 36 andarono in Africa, 35-36 già preparavano la guerra, sì, che già c'era questi qui. Avevo 15 anni, praticamente 10 anni più belli della mia vita, quel disgraziato di Mussolini me l'ha fregato. Guardate, dimmi, io non so voi come la pensate. Ma io quando sento parlare di guerra, voi non avete un'idea come mi ci sento male, perché gli istinti peggiori che possono venire fuori, vengono fuori quando c'è la guerra. Lasciamo stare i tedeschi che si divertivano, cioè specialmente le SS,
avevano il gusto di ammazzare la gente, no? Però è triste anche che io ti devo ammazzare te se non te ammazzi me. È triste, è brutto. I tedeschi si sono macchiati di questo, anche qualche fascista, di questo, diciamo, proprio perché c'avevano il gusto di ammazzare gente. Poi dopo, sai, dopo la guerra, allora c'ho tante speranze, tante cose, è stato molto bello. Dopo il fascismo e la guerra, di pensare che il mondo poteva essere migliore, no? Io che ho fatto prima vita politica, ho fatto, non so, deputata, eccetera, poi alla fine sono stata emarginata completamente, ma non credo nemmeno più a questi movimenti. I partiti politici sono finiti, ci sono le radici, i germi di qualche movimento che potrebbe sostituire questo, ma io credo molto alle cose piccole, cioè dovrebbero sorgere in ogni comune queste cose, le comunità che siano responsabili di questo e non che ci sia degli enti burocratici che le facciano, perché la burocrazia uccide poi l'umanità. L'articolo 3 di cui mi ero molto occupata è sull'uguaglianza, no? E dice tutti i cittadini hanno pari dignità senza differenza di sesso, razza, religione, provenienza, eccetera. E non abbiamo messo l'età. Allora io ho fatto una proposta di legge di modifica costituzionale 3 anni fa in cui proponevo di mettere la parola età, perché i bambini sono cittadini come tutti gli altri. E comunque gli ho detto, Nilde, tu era già 2 volte presidente della Camera, lo sai quanto costa 1 chilo di pane? E allora lei ha detto no, proprio. Allora dico, come puoi fare a rappresentare le donne italiane? Io guarda che sono tornata alla base, mi avete espulso dal Partito Comunista, ma io da allora sono andata a scuola delle donne e ho imparato tantissimo, perché ho perso tutta la teoria e ho imparato la pratica della vita, ed è così che bisogna fare, secondo me. Meglio se si può unire quello che si è studiato, quello che si è capito, eccetera, con la pratica della vita anche degli altri, ascoltando gli altri, perché quando Berlusconi si rivolge alle massaie dicendo ah, sono le massaie che devono stare attenti e andare a scegliere, io mi immagino qui una massaia fornita di macchina che va da un paesino all'altro a vedere dove costa un pochino meno i carciofi o gli spinaci. È una cosa assurda, insomma, offensiva per le donne, sì, questa. E a quel tempo domandavano saresti disposta ad andare dove il partito ti manda? E allora mi mandarono, allora le chiamavano i costruttori, mi mandarono a fare la campagna elettorale del 51. E poi è stato molto bello dopo, quando si credeva davvero di cambiare il mondo, che un po' si è cambiato, intendiamoci, ma è stato molto bello perché davvero ci si sentiva importanti. Si sentiva, almeno io sono stata venuta, avevamo l'impressione davvero di contare qualcosa, di essere determinanti, insomma, anche nelle scelte. È stato molto bello, anche perché il passaggio da quello che era prima a dopo c'è stato la libertà, la democrazia si porta sempre molte cose. E io sono andata prima a Matera, nel 51, no, prima andai a prendere i bimbi nel Polesine, quando ci fu l'alluvione del 51, che fu un'esperienza bellissima anche per lì.
la cosa che c'era fra la gente allora, questo, mettiamoci a dirmi che dalla Sicilia venivano qua su, noi che si andava a prendere quelli lassù alluvionati e si portavano in Toscana. Un altro bimbino, questo era piccolino, che venne qui a Nuvola, questo bimbino cominciò a piangere la sera. Oh, perché piangi? Vieni qui vicino al fuoco, ti scarvi, gli facevano. E questo bimbo piangeva ancora di più. Poi il giorno dopo gli disse, ma mi dici un po', perché ieri piangevi tanto? Dice, avevo saputo che eri comunisti e avevi messo il paiolo al fuoco. E poi gli dicevano, vieni qua che ti scarvi, no? Il bimbo faceva, mi ci butta, no? Convinto che ce lo buttassero dentro. Mio padre no, era anarchico antifascista e invece la famiglia di mia madre era repubblicana. Poi noi avevamo a Pisa Concetto Marchesi e aveva la casa sinistrata, aveva una biblioteca bellissima, enorme proprio. E allora il compagno che era allora segretario dell'ANPI, Giuliano Martini, mi disse se voleva andare a aiutarlo a catalogare prima di metterli nelle scatole i libri, cioè tanto stai con lui, per me era un onore stare con Concetto Marchesi, però quando sono uscita da 4 giorni ero comunista. Fino al 50 in camera del lavoro, poi nel 50 sono andata sposato e poi sono andata 6 mesi a fagiettolare alla scuola del Partito Comunista. Quando sono ritornata non ero più in camera del lavoro, ma ero alla direzione dell'Udi, qui c'eravamo una professoressa che era presidente e poi io facevo il lavoro di noi donne, anche perché sapendo un po' scrivere, scrivevo articoli sul giornale. Andavo nelle fabbriche dove c'erano tante donne a parlare e ci fu il primo sciopero della Piaggio, era giusto che io fossi con queste donne a protestare. E la polizia picchiò. E i carabinieri picchiarono più della polizia. E si venne ad un accordo, c'era un ponte che divide Pontedera, no? Di qua dall'era e di là dall'era, e dunque su questo ponte non ci doveva passare nessuno. Un bimbo sortì da scuola, non sapendo niente, si passò a questo ponte e iniziò a picchiare la gente, perché loro fremevano per picchiarci. Rimasi con il piede fra il marciapiede e la ruota della camionetta e non riusciva a tirarlo fuori e sopra il poliziotto lo picchiava finché riuscì a rompere la suola dalla tovaglia e scappare. Però le donne fecero una cosa, andavano a raccogliere soldi, li portavano ai negozi e gli dicevano quando vengano le mogli degli operai della Piaggio in sciopero non li fate pagare la spesa, gliela date e li prendete questi soldi qui. Siamo contenti di essere stati quelli che siamo stati, per l'amor di Dio non rinnego niente, lo rifarei. Però abbiamo poi in seguito frequentato tanto la federazione del PC, da lì che io insomma poi vengo, poi mantengo, poi manterrò, anche se oggi le cose non sono così chiare, non sono così soddisfacenti, però insomma io da lì vengo e da lì rimango. Ho molto amore di conoscenza delle donne giovani perché vi ritengo in un certo senso più fortunate di noi e nell'altro senso più piene di problemi, perché il mondo è più difficile ora. L'unica cosa a cui credo è la comunicazione, nemmeno l'informazione. L'informazione è già una cosa a doppio taglio. La comunicazione fra gli uomini è l'unico modo, direi, di avvicinarsi di più alla realtà. In principio erat verbum. È evangelico, ma è molto importante filosoficamente. La parola è quella che crea dentro all'uomo la consapevolezza. È proprio il mezzo di comunicazione più importante. E l'altra cosa importante è l'emozione. E l'emozione deriva da una certa atmosfera, dal suono, dalla voce, che non è solo la parola, la voce è anche un timbro,
è un'emozione straordinaria. E noi tutte queste cose le stiamo perdendo invece. È molto importante proprio di arrivare a capire questo, e voi che siete giovani donne lo dovete proprio sentire in un modo straordinario, perché siete voi che potete salvare ancora il mondo da questa rovina. Cioè veramente dire ricominciamo tutto da capo, punto e a capo. Se la democrazia non si usa, non si unisce. Io penso che sia così. Mentre c'è questo risveglio dei giovani, mi garba anche alle manifestazioni della pace, c'è tanto giovani. Però c'è stato, insomma, c'è anche un mucchio di gente che va in piscina, va in palestra, fa solo le cose e poi non si occupa di niente, perché le riunioni non si fanno più, che invece era molto bello, ci si incontrava una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, anche prima, anche meno, insomma, si sta. E ci si scambiava le idee, era un modo per comunicare. Ora, non lo so, se non tratti, si sta. Ora, mi è garbato come fanno gli girosondi, che in un momento riescono a comunicare con gli altri. No, è giustissimo che ci siano, è giustissimo, c'è stato un momento magari di piatti, no? Di mare piatto, diciamo, no? E ora invece, se si risveglia un po', mi sembra, sono d'accordo, mi sembra giusto che ci siano queste cose. E io naturalmente, per ragioni anagrafiche, non è che possa partecipare più di tanto, ma idealmente, ecco, se è questo che volete sapere, idealmente partecipo. Abolire le guerre, abolire le armi, ma ammazzerei quelli che le fabbricano, ecco, questo è il mio pensiero, non so se vi può rendere l'idea. Quindi figuriamoci se l'abolirei per i maschi, figuriamoci se ci manderei le donne. Non c'è bisogno di fare guerra e distruzione e basta. Ci guadagnano quelli che poi ricostruiranno. Gli americani sono mica, lo sanno bene che poi dopo ci mettano lo zampino per ricostruire, per ci guadagnano, eccetera. E quindi no, niente di tutto questo. Io non smetto, capito? Forse perché l'ho provato, smettono paura. La polizia torna a picchiare e allora bisogna veramente diventare noi più forti. Lui sinistra non si è ancora imparato a stare un po' tutti insieme, a difenderci. Delle famiglie che riescono a innestare sempre sul ramo nuovo qualcosa, insomma. Ieri mi ha scritto un chimico di Roma che mi aveva telefonato per domandarmi notizie di un mio fratello che proprio 60 anni fa in questi giorni è morto in via Tasso, ucciso dalle torture. E era un chimico molto bravo. Era già proprio uno scienziato straordinario, a 27 anni è morto. E allora lui ha saputo di questo nome, mi ha scritto, gli ha mandato un opuscolo che aveva raccolto mia mamma su questo mio fratello, e gli ho mandato anche i due librini che ha fatto Gabriele, quello che sta ora in America Latina, e il CD-ROM di Rocco. E allora lui mi ha scritto una bella lettera dicendo che si sente questa continuità familiare. Erano abbastanza grandi quando c'era il 68, quindi mi hanno contestata interamente, anche se io a 18 anni ho pensato che tutti dovevano andare fuori di casa. Ma lo stesso, ho sbagliato tante cose, ho fatto pagare duramente anche
gli errori ai figli. Ho perso mia figlia, che è quella che ha pagato di più di tutti e che si è uccisa, quindi non posso sentirmi una madre tanto brava. D'altra parte era anche difficile, uscendo da una famiglia tradizionale, come sono le famiglie abbastanza colte, italiane, abbastanza anche illuminate, però non fare degli errori. E quindi ho pagato molto duramente, sento che non ho niente da insegnare a nessuno. Danno la multa ai genitori che portano i bambini con sé ai cortei, ma come si fa a non trasmettere a un proprio figlio quello in cui tu credi che sia giusto credere? Te li trasporti con questi pulmini di qua e di là, loro devono crescere, è come una pianticella che te dici adesso oggi la porto là e poi la riporto qui. Devono avere una loro terra in cui crescere e i paesi, i nonni, la gente hanno diritto a veder crescere i loro bambini e a comunicare con loro, certo. E a mantenere viva la cultura che li lega. Invece c'è solo la televisione per la cultura. I bambini hanno un bisogno spasmodico invece di legami veri, dove non c'entri il denaro, dove dovrebbe entrare l'organizzazione e il gesto volontario di chi si occupa, sapendo che in quel modo uno paga le tasse. Invece si fanno pagare i nidi asilo alle famiglie, che dovrebbe essere una cosa invece molto più semplice, perché ognuno invece che dare dei soldi dice io do una giornata alla settimana per badare i bambini, allora impara a far meglio il genitore. È tutta una società, tutta sbagliata. Quindi l'unica cosa da fare sarebbe di disfarla tutta. Ma quando cominceranno i genitori a ribellarsi davvero? E lì il vecchio Carlo Marx aveva ragione, finché non c'è il motivo economico la gente non si muove. Parlarne, perché ecco, noi allora non c'era fortunatamente la televisione, i miei figlioli sono usciti con noi, si portavano se c'erano le riunioni, se c'erano le manifestazioni, se c'erano, se c'erano queste cose qui, insomma, si portavano. E mio figlio è venuto su fino a una certa età, è venuto su con, insomma, come noi, con la stessa idea, praticava PC, eccetera. E poi ha avuto una svolta, è andata a finire nel periodo dell'università, a lotta continua. I bambini alle mani, perché si devono portare alle manifestazioni? Non ho capito. Ma fra le tante ci si divertano. L'abbiamo dovuta iscrivere a un asilo delle suore. Lei non c'era posto. Noi ci divertiamo, gli facciamo cantare le preghiere, poi ora tocca a Bandiera Rossa. Io ho cominciato a sentir parlare di libertà a 6 anni, perché mio papà era antifascista e si trovava a Pisa con altri antifascisti. Diceva lei, mamma, dai, vesti la bimba, dai, i giocattoli, costava lì e faceva sempre. Se i carabinieri vanno uno di qui, uno di là, stai zitta. Se i carabinieri attraversano la strada, bussa nella porta. Io dicevo, ma perché babbo, no? E io dicevo, quando sei più grande, capirai. Ma a me piaceva stare a sentire lì i discorsi di questa gente. E quindi io profondamente dentro ho sentito questi discorsi di libertà. Allora io facevo molti comizi per il partito e dovevo allattare questo bimbo. Me lo portavo con me, gli davo il latte, lo davo alle compagne e poi facevo il comizio, poi lo riprendevo, gli davo il latte e lui ha bevuto latte e il Partito Comunista, insomma. E detto, no, io voglio la scuola pubblica, poi se uno vuole mandare un ragazzo a una scuola privata, ci se lo manda, se la paga e fa la vita che tu vuoi, non ti posso impedire di andare.
a una scuola, perché purtroppo ci sono stata anch'io nella scuola privata, perché mi è toccato studiare dalle suore, perché non avevo la divisa da giovane italiana, da piccola italiana, sicché non ci voleva una scuola. E guarda, era un problema per noi, sai, essere senza la divisa. Ho letto molto, molto, molto. Io ho letto tanto, 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 sì, quello sì. Mi piaceva tanto leggere. Ho letto tanto, mia sorella si leggeva, faceva mamma, che si leggeva a lume di candela, sai cosa c'era la candela? Cioè, quanto ci avete messo a sfogliarvi ieri sera, avete consumato tutta la candela? Eravamo stati a leggere tutta la notte. Alla villa del padrone c'era in terra, era una soffitta, c'era in terra tutto, di tutto si leggeva, quello è capitato. Dai promessi sposi, a miserabili, tutti quelli, no, no. È un anno che scrivo sul Bernacoliere, quindi poi pubblicherò. Mettiamo come si studiava 70 anni fa in una scuola di campagna, no? Certo, le manifestazioni ci andavano tutte, ma ci sono andate fino all'85, fino a che camminavo. In questa manifestazione a Roma, ero io con questo cartello, con questa ragazza grintosa che diceva al ginecologo, insomma, che è il donno, lì, no, diceva basta, sfruttare le donne. No, ma se non state di belle notte, via che ne si è fatto. E io ora le rifarei se fosse. Naturalmente adeguate ora, e per me la cosa più importante ora è la guerra e la pace. Per me, credo che la cosa più importante che avete ora è il terrorismo e stiamo seguendo le cose più e la fame nel mondo, chiaro. La Dasha Maraini finalmente mi è venuto in mente, che ha detto che bisogna fare della guerra tabù. Io ero del Partito Comunista e criticavo delle cose, mi hanno subito radiata dal Partito Comunista. Da allora io sono stata sempre indipendente, perché ho capito che non mi andava bene una formazione politica che mi imponeva di pensare in un certo modo. Io penso che il cervello umano deve lavorare insieme al cuore in un certo modo e non essere determinato da altri. Trovare dei consensi, sì, ma in un'altra forma. Per questo che adesso non so, vedo con grande gioia quando i miei figli se ne vanno in giro a cercare, per esempio Gabriele ha trovato queste comunità indie delle montagne andine, eccetera, dove le donne hanno un'importanza enorme e che sono straordinarie e loro difendono la loro cultura, la loro biodiversità, il loro modo di essere, che è completamente diverso da tutti gli altri. E questa è la biodiversità è la prima cosa da difendere. E sapete che ho inventato io la mimosa? È perché ero un fiore povero che si trovava dappertutto in questa stagione e non occorreva comprarlo. Quando c'era la guerra in Bosnia abbiamo fatto un nastrino giallo per raccogliere soldi per le donne della Bosnia l'8 marzo invece della mimosa, e la Coop ci ha aiutato. Su ogni scontrino di spesa ci ha dato 1.000 lire per le donne della Bosnia. Abbiamo raccolto 10 milioni e abbiamo comprato una radio che permettesse ai bambini con la loro voce di ritrovare le mamme, perché era l'unica maniera che loro avevano di ritrovarsi con la radio. È per quello che poi ci è venuta l'idea della radio bambina. La radio bambina vuol dire la parola, la voce, che è la prima comunicazione. Allora erano sberle quando si sposavano, perché se un uomo non picchiava la moglie vuol dire che era uno che si era fatto mettere le donne in testa. A scuola ho fatto la quarta elementare. Allora la sera
che fece gli esami, dissi, comunque è bella, domattina dormo, no? Invece la mattina dopo, mi svegliarono 2 ore prima, per andare a campo. Guarda, me lo ricordo sempre, perché rimasi così male. Ero convinta di poter fare una bella dormita. E invece mi sono qua andare. E da allora ho cominciato ad andare a lavorare a campo. E ci lavorava con due paia di buoni, insomma, con le vacche. Sì, sì. Io dovevo far camminare quelle che erano davanti, sicché poi questa vacca mi dava sempre le pedate. Ma un momento brutto, perché era un lavoro che non mi piaceva. Comunque io ho cominciato a lavorare quel tempo là, e sono venuta. Io ho lavorato sempre. A parte il fatto che le donne hanno sempre lavorato, sia nelle famiglie contadine, che cioè, è difficile. Qualche moglie d'operaio faceva poco, ma se no, nelle famiglie contadine le donne lavoravano parecchio. E quindi, però non hanno mai avuto un potere economico. Naturalmente una donna che impara a essere autonoma, che impara a essere indipendente, che acquista la dignità, la riporti poi a fare, non è facile. Cioè, la donna la puoi utilizzare quando ti serve e poi dopo, se l'hai svegliata, poi dopo non dorme più. Dopo la guerra, la prima cosa che ci siamo iscritti nel sindacato, no? Le prime lotte contadine, si è fatto, tutte queste cose. E poi ci siamo iscritti a Lughi e poi ci siamo iscritti anche a Partito Comunista, e la prima, il primo saluto che mi fece da me e i compagni, io vado a chiedere la tessera del partito, io e altre, e dissero, ah bene, che vi iscrivete al partito, se spazzerete la sezione. Avere avuto la possibilità di essere, di poter essere qualcosa nella vita, non tutte l'hanno approfittato, secondo me. Forse per una ragazza ora, per una giovane, non è facile nemmeno sapere come ci si deve difendere, perché c'è troppe distrazioni, cioè anche mettiamo insomma queste televisioni, questi programmi fatti tutti per le madre, questi programmi fatti tutti per diventare più scemi. Dicevo di essere comunista, non conoscevo perché. No, dicevo la libertà, la pace, ma questo ideale di comunismo, cioè, me l'aveva parlato il concetto Marchesi, e quindi questa cosa. Però lo studio di Lenin, dei problemi, che anche Marx, il manifesto, e conoscere le radici, non le conoscevo, e le ho imparate là, e quindi a volte si giudica anche meglio, se tu vuoi, e la tua vita la orienti meglio conoscendo le cose. Ma mi sono sentita onorata, perché non era da tutti andare a una scuola di partito. Era solo 4 mesi che ero sposata, potevo anche dire di no, invece il marito è stato un pai. E quindi, ecco, mi ha dato modo di conoscere compagne partigiane di Bologna, ci siamo ritrovate così, ogni tanto ci si trova alle manifestazioni. Ho finito le scuole, medie superiori, mio mamma che mi ha detto, non ti posso mandare, ma cosa vorresti fare? Sì, voglio fare il marinaio, perché sono amante del mare, io voglio fare il marinaio. E io mi sono detto, sei scema, oggi questo non me lo direbbe più, perché lo potrei fare il marinaio. Quindi ogni aspirazione è giusta ed è una dignità della donna di difendere la parità. Però quando vanno a fare i percorsi di guerra nei parà, perché cioè, e vedi che fanno le stesse uomini, le stesse cose, non degli uomini, dei lampo, capito? Allora non mi piacciono più. Ma non perché è la femminilità della donna, no, ma perché la donna deve difendere qualcosa che è diverso da quello che difendono gli uomini. Sì, no, com'è nata è questo. Io ero una ragazzina, avevo, diciamo, nemmeno 18, no, quando l'ho conosciuto nemmeno 18 anni. E quando uscivamo con amici comuni, lui parlava dell'antifascismo, di queste cose, no? Che a me sembravano cose interessanti. Ora, come ho detto a lei,
Sembrerà assurdo, però per una ragazzina così che si interessa a certi discorsi politici già a quel tempo, che non erano miei, insomma, noi quando si usciva con le nostre amichette, con le discorsi, insomma, come si fa fra giovani, ora lei gli ho portato l'esempio, due diritti e due rovesci, come si parla, insomma, di solito. E invece mi interessavano parecchio questi discorsi, tant'è vero che lui diceva, poverina ti sei annoiata? No, non mi sono annoiata, guarda, invece mi è piaciuto, sì, che cominciare le giocchiare, si facevano da noi i festini, io facevo, sapevo scrivere a macchina, sì, che si facevano ciclostilati, e poi si stampavano alla meglio come si poteva in tipografie un po' clandestine, in orari un po' clandestini. Sì. E poi, per esempio, quando si attaccavano anche al muro, allora diceva lui, te vai, faccio per dire, con Tizio, e fate finta di, insomma, di baciarvi un po', di pomiciare un po' e tutto. E intanto faceva la colla in casa con la farina. Le donne sono più pratiche, hanno a che fare, hanno insomma più a che fare con la vita, con l'andamento, ed è di quello che con lo scontrarsi della spesa di tutti i giorni, e che sarebbe giusto anche farle provare, perché ho idea che darebbero dei numeri. Sì. Bandiera rossa, bella ciao, a quei tempi si cantava altro, anzi, a quei tempi si cantava altro. Poi soffia il vento, era un po' una musichina ricorrente. Mio marito, quando si andava fuori con la macchina, no? Attaccava. Soffia il vento, fischia la bufera. Legata agli alberi, li ritengo dei grandi amici, gli alberi, e ho paura delle città, proprio le trovo che hanno tradito qualche cosa delle nostre aspettative umane.